cinesi sono un popolo, come dire, ingegnoso, li conosco abbastanza, e loro sono bravi a rendere complesse le cose relativamente semplici. Prendete per esempio la soia. La soia è un fagiolino semplice. Loro hanno preso questo fagiolino e gli piaceva, l'hanno cotto e gli piaceva. Allora hanno provato a friggerlo e gli piaceva. Hanno provato a frullarlo e hanno fatto il latte di soia e gli piaceva il latte di soia. Allora ci hanno messo il carbonato di calcio, credo, e hanno fatto il tofu. Quello sì che gli piaceva. E hanno provato a farlo in vari modi, hanno provato a congelarlo, a friggerlo, a farlo seccare, seccandolo viene fuori la pelle, tolgono la pelle, friggono la pelle, e buona anche quella, gli piaceva tantissimo, hanno fatto la salsa di soia, ha fatto un sacco di variazioni complicatissime partendo da un semplice fagiolino di soia. Col sesso hanno fatto la stessa cosa. Confucio, Confucio, sostiene che un uomo rivede la sua vera natura solamente a tavola e in camera da letto, perché sono solo in quei momenti lì che viene fuori la vera natura dell'uomo, affiora il suo istinto primordiale. E adesso io mi trovo di fronte a un dilemma, che cosa faccio? Vi parlo del sesso o vi parlo del cibo? Aiutatemi voi, cosa devo fare?